a chiunque, qualunque, chi che sia, spessatamente e infattamente, nella misura in cui alla quale spessatamente mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri e i bisognosi. Cazzo, io non ci avevo pensato. Non ci avevo pensato. Capita. Può capitare. Ebbene, cari amici lettori, e soprattutto amiche lettrici, il nostro pensiero affettivamente non può non andare là dove c'è sofferenza, disperazione, dolore. Mentre noi ci godiamo un bel bicchiere di vino fresco fresco, c'è gente che muore di sete, cazzo io. Mentre noi ci caliamo un maiale sano sano con tutti i pila, c'è gente che muore di fame, cazzo cazzo io. Cosa si può fare? E soprattutto cosa posso fare io? Una beata minchia! È ora di finirla, sta cosa dei bisognosi è una mania. 2 anni fa servivano le coperte senza tetto, l'anno scorso il manettone senza materasso, l'anno prossimo il materasso e il panettone senza tetto, le lenzuole senza tetto, di questo passo che vorranno, un pelo per i senza nicchio, eh? Chi c'è la Befana, c'è la Croce Rossa, c'è! Poi sono bisognoso anch'io di voti, affettivamente mi servono più dell'ossigeno. Qui siamo in guerra, un'elezione dopo l'altra, io non faccio prigionieri. Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Tu non mi voti, in tuo culo e ti è tutta la famiglia. Qui non serve lavoro, lavoro. Che se uno sa firmare 2 segni a vuoto, di fame non muore. Qui non servono strade e viadotti, che a un minchia ne magliere, eh. Qui non servono strutture scolastiche e ospedali efficienti, qui serve un pelo. Abbiamo una voglia atavica di pelo che risale al tardo medioevo. È per mancanza di pelo che i giovani sono costretti a emigrare. Dalla solita opposizione cagna e cagnola si è levata anche un coro di critiche quando ho proposto propostatamente di affidare a mia figlia il posto di primario nel reparto di cardiochirurgia all'ospedale. Lo scoop di questo infamone sarebbe che mia figlia non è laureata. Che cazzo gli serve la laurea, va? Mia figlia ha 2 mani da fata, può operare. Dovreste vederla come sfiletti e delfini che le pesco la domenica mattina. Che ci serve la laurea? Sarebbe come dire spessatamente che mia moglie non può fare l'ingegnere in comune perché ha solo la terza media. Poi, sinceramente, mia figlia Jeanette ci ha provato, credetemi, ci ha provato a prendersi una laurea, ma qui è impossibile. Per comprare un esame all'università ci vogliono 2.500 euro. Queste non sono cifre da paese civile! Bisogna abbassare le cifre, 700-800 euro! Che la ragazza non ha tempo di studiare, che deve uscire col fidanzato, che il figlio del farmacista non se lo può far scappare, che ha anche una casa in montagna. E c'è anche una casa al mare, ringoglionito ma ha 3 case. E c'è anche un pezzo di terreno edificabile e alcuni appartamenti in centro. È veramente ringoglionito, ma ha tante cose. Prima di tutto l'amore. E poi basta, De Santis, con questa polemica pretestuosa. Ma tutto vi inventate. La polemica pretestuosa che l'ospedale è pieno di topi, l'ospedale è pieno di topi. Se in ospedale ci sono i topi, noi porteremo i gatti. E questa è una promessa, sempremente e infattamente. Per concludere, e questa la trovo una cosa assolutamente improponibile, incredibile, da parte della solita opposizione si è addirittura insinuato che io avrei dei problemi con la giustizia. Sempre tutto vi dovete inventare. E alla giustizia andiamo d'amore e d'accordo. C'è qualche giudice fantasioso che mi ha dato del mafioso, ma è un'accusa che non regge. Perché, come sapete tutti, la mafia non esiste! La mafia non esiste! E proprio perché la mafia non esiste, chi da come a mia sono in ascesa. Proprio perché la mafia non esiste, io accetto la qualunque, mantengo sempre le promesse, sempremente, infattamente e spessatamente. Vi prometto, promettamente, che vi porterò un pilo. Porteremo navi cariche di pilo, container imballati di pilo. Costruiremo un ponte di pilo con una corsia di peluche per tutti gli amici.
Insomma, se mi voterete ci sarà chi un pilu per tutti, è una promessa, chi un pilu per tutti. Costruiremo università di pilu, ospedali di pilu, scuole di pilu, piscine, campi da tennis, gelaterie, pianure, montagne e mari di pilu.